Massimo Lupacchini, una domanda per Serse Cosmi. Mister, buonasera. Ascolti, del Pescara, che dice dopo... come l'ha vista la squadra nello scontro diretto che insomma è stato infausto per lei, e soprattutto se ci può spiegare poi il perché di quel post-gara un po' caldo, quando insomma se l'era preso con qualcuno, però non si è capito bene, quando non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa pescara. No, ma io voglio parlare del Pescara squadra. È in assoluto la squadra più forte che abbiamo incontrato, sia per qualità di gioco, sia per singoli, sia per atteggiamento. Insomma, io Massimo l'ho avuto come giocatore, ovvio, e ragazzo che anche da giocatore dava l'idea di essere molto sicuro di quelli che erano i propri mezzi, diciamo così. E devo dire che no, adesso non parlare di sorpresa è eccessivo, perché poi l'anno passato, in quelle partite in cui lui è stato allenatore, il Pescara ha veramente fatto bene, ha disputato grandi partite, però sai, l'idea che magari fosse, non dico una cosa occasionale, però non c'era dietro un campionato intero. Invece quest'anno lui sta dimostrando, fino alla società, alle scelte, per esempio di Repetto, che è una persona che io stimo tantissimo, uno che vive nell'ombra, insomma, delle società, però in realtà incide tantissimo nelle scelte, perché è un grande conoscitore di calcio, soprattutto è una persona che ha la sensibilità nel scegliere i giocatori, insomma, giusto. Quindi è stata allestita una squadra giovane, però con grande qualità, e soprattutto ha assegnato quella che è un pochino l'incoscienza, anche un pizzico di arroganza che fa parte un pochino, arroganza positiva ovviamente, di sicurezza nel carattere di Massimo, e la squadra che a mio giudizio ha tante possibilità per poi salire direttamente insieme al Cagliari, che mi sembra predestinato. Bruno Ferretti del Messaggero. Il Pescara inteso come squadra, nulla da dire, la squadra più forte insieme al Cagliari che abbiamo incontrato. Per quello che riguarda le altre cose non voglio parlarne, però a Pescara loro sanno. Ovviamente non i tifosi, Ah no, con i tifosi aveva un rapporto ottimo, quindi.